Cassa San Giorgio è andato in porto il progetto della metanizzazione, un'opera al quale l'amministrazione Lanzara lavorava da tempo, un'opera importante per il comune, sindaco Lanzara. Si chiude un ciclo dopo circa un ventennio. Noi siamo stati uno degli ultimi paesi dell'agro ad avere la metanizzazione, ma era una metanizzazione incompleta perché fatta a macchia di leopardo solo su alcune parti del nostro territorio. C'era stato poi un contenzioso col vecchio gestore, questo contenzioso aveva di fatto impedito che la metanizzazione procedesse ulteriormente sul territorio. Con questa nuova gara a livello europeo e col subentro del nuovo gestore, il comune avrà sicuramente un guadagno economico perché percepirà ogni anno una royalty intorno ai 60.000 euro circa, quindi per 12 anni prenderà ogni anno una royalty, ma c'è di più, avrà anche la metanizzazione dell'intero territorio, infatti 8 chilometri di strade saranno metanizzate. Quindi ci saranno tanti nuovi allacci e questo sarà anche un volano per l'economia, perché non dobbiamo dimenticare che anche i nuovi allacci prevederanno un lavoro, quindi ci saranno tante piccole imprese che potranno lavorare idrauliche, che potranno lavorare sul nostro territorio. Quindi, importante il supporto dei tecnici per questa opera. Indispensabile il supporto dei tecnici, infatti voglio ringraziare personalmente l'architetto russo che ha reso possibile la realizzazione di questa opera così importante per il nostro territorio. È anacronistico che nel 2020 ancora ci siano zone non metanizzate di Castel San Giorgio. Quindi ha posto fine a questa vergogna un lungo lavorio fatto con precisione, con dedizione e abnegazione. Quindi a l'architetto Carmine Russo vanno i miei complimenti per l'opera meritoria che ha svolto, bravissimo, insieme ovviamente a tutto l'ufficio tecnico che ringrazio nella sua interezza, perché devo dire la verità, insomma tutti i nostri funzionari lavorano e cercano di dare il massimo. Sindaco, Natale ormai alle porte, la situazione Covid ha purtroppo negativamente messo in ginocchio non solo l'economia ma anche l'aspetto sociale della vita. Voi comunque avete programmato qualcosa? Certamente, il Natale è comunque una delle feste più sentite dell'anno e noi dobbiamo festeggiarla però privilegiando non l'aspetto consumistico ma l'aspetto proprio religioso. Quindi Natale noi lo festeggeremo, lo sentiremo e lo faremo senza luminarie, perché le poche luminarie che sono state messe sul territorio sono a costo zero per la nostra società, perché la Tex, che è la ditta che gestisce la pubblica illuminazione, le ha messe gratuitamente sul nostro territorio. Quelle poche risorse che avevamo a disposizione per le luminarie noi le spenderemo per il sociale, perché si senta veramente in tutte le famiglie il Natale, perché io non mi stancherò mai di dire che dopo la peste viene la carestia, quindi noi dobbiamo badare a quelle famiglie che si trovano in difficoltà economica e dobbiamo fare di tutto per rilanciare la nostra economia, in particolare il commercio. E quindi sempre privilegiamo il commercio sul nostro territorio, diamo una mano ai nostri commercianti che hanno avuto le attività chiuse nel periodo dell'anno dove più si riesce a realizzare un profitto, ma vi è di più, non solo, ma quindi oltre al mancato introito anche questa crisi gravissima, spese che non siamo riusciti e non potremo limitare ma certamente non evitare, e quindi bisogna aiutarli in tutti i modi. E plaudo anche all'iniziativa della filodiffusione che ho fortemente voluto e che speriamo il nostro assessore riesca a brevissimo a realizzare. Arriviamo per ultimo alle note dolenti. In questi giorni ai cittadini di Castel San Giorgio e non solo stanno arrivando anche retrodatate le bollette della Gori.
Sì, ed è una questione che ho molto a cuore. Stamani proprio ho vergato una lettera in cui chiedevo alla Gori un tavolo di concertazione, perché la Gori, che sia ben chiaro, non è il comune, perché l'acqua la gestisce la Gori, acqua e fognature la gestiscono la Gori e non la gestisce il comune, che la subisce. La subisce perché non può in nessun caso ovviamente mandarla via, perché c'è una norma che la regola, però può interfacciarsi, deve tutelare il cittadino. Quindi subito un tavolo di concertazione anche con le associazioni dei consumatori, ma faremo di più. Abbiamo preparato, e da qui a poco entrerà in funzione, da qui a poco, quindi intendo per lunedì, ci saranno una mail dove i cittadini potranno inviare le loro doglianze e noi con un pool di avvocati gratuitamente cercheremo di risolverle, non dico facendo, instaurando un contenzioso, ma quantomeno preparando delle missive che i singoli cittadini poi potranno firmare ed inviare sicuramente, o dei ricorsi stragiudiziali che potranno inviare sicuramente alla Gori. Quindi noi siamo sempre e comunque dalla parte del cittadino.